Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telemelito. Regione, la Procura di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sul dirigente generale della Presidenza, Franco Zoccali. Secondo l'accusa, a Zoccali sarebbe stato assegnato l'incarico di manager regionale senza necessari requisiti. La Procura ha disposto anche il sequestro nei confronti di Zoccali di beni per circa 900.000 euro, mentre risultano indagati anche 25 esponenti politici. Nell'inchiesta è finito anche l'ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, l'assessore regionale al personale, Domenico Tallini, ed i componenti delle giunte comunali di Reggio in carica dal 2002 al 2007, coinvolti anche i senatori Giovanni Bilardi e Antonio Caridi, ed i consiglieri Candeloro Imbalzano e Antonio e Clotilde Minasi. Le accuse nei confronti degli indagati sono abuso di ufficio, truffa e falsità ideologica in atto pubblico. Secondo l'accusa, infatti, le giunte comunali in carica nel 2002 e nel 2007 hanno prima conferito e poi prorogato per Zoccali funzioni dirigenziali legate al suo incarico di dirigente e coordinatore dell'ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, oltre che responsabili dello staff del sindaco. La Procura ha indagato anche gli ex assessori comunali. La squadra mobile di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia, ha arrestato tre persone con l'accusa di estorsione. Gli accusati, esponenti di cosche dell''ndrangheta, costringevano proprietari terrieri della piana di Gioia Tauro a concedere loro terreni ed a pagare somme di denaro per evitare danneggiamento e furti nelle proprietà. La Corte di Appello di Reggio Calabria, Russo Presidente, con Gullino e Petrone all'atere, ha riformato la sentenza emessa dal GUP Reggino e ha inflitto 4 anni e 6 mesi di carcere più 1.000 euro di multa a Filippo Fontana, poiché ritenuto colpevole esclusivamente del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, assolto dal reato di associazione mafiosa ed inoltre i giudici hanno escluso un altro tipo di aggravante. In primo grado Fontana, difeso da Marco Martino e annunziato Alati, era stato condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere. Confermata invece dalla Corte d'Appello la condanna per Giovanni Gullì, difeso da Maurizio Punturieri e Umberto Abate, che ammonta a 2 anni e 8 mesi di carcere. Entrambi gli imputati, quindi, sono stati riconosciuti colpevoli di aver perpetrato la tentata estorsione alla Cogip SPA di Catania, impegnata nei lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza della strada statale 106 nel tratto compreso fra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo. Nella mattinata di ieri, personale in servizio di controllo del territorio del commissariato di Condofuri, nell'ambito di un'attività tesa al monitoraggio di soggetti sottoposti a misura cautelare ed alternative alla detenzione in carcere, ha tratto in arresto per il reato di evasione un cittadino melitese, classe 40, con precedenti per associazione a delinquere, reati contro il patrimonio e contro la persona, attualmente posto al regime degli arresti domiciliari. L'uomo è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Melito Porto Salvo, lontano dalla propria abitazione, sita nel comune di San Lorenzo, ove il soggetto avrebbe dovuto permanere in virtù dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria. Al via in tutta Italia le celebrazioni per i 200 anni della nascita di San Giovanni Bosco, fondatore dell'Opera Salesiana, che oggi conta più di 1.800 tra case ed oratori in tutto il mondo. I Salesiani, dal 1898, sono presenti anche a Bova Marina, comunità che ieri ha voluto tributare una giornata speciale in memoria del santo. Ci raccontano di più in questo servizio Silvio Cacciatore e Maria Natalia Iriti. Grande partecipazione di fedeli e cittadini di tutta l'area gracanica accorsi ieri a Bova Marina per l'apertura del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, celebrata in tutte le opere salesiane del mondo. 1815-2015, una data molto importante perché è cresciuto sotto l'ala del padre, maestro ed amico Don Bosco, la cui urna con le reliquie è passata da Bova Marina il 10 ottobre di un anno fa. Oggi come allora, la città festeggia uno dei santi a cui è più devota, e lo fa accogliendo l'inviato del rettore maggiore Don Stefano Martoglio, che ha ribadito l'importanza della presenza di questo santo e della sua opera nella vita di ognuno di noi. L'oratorio di Don Bosco, che è un'opera educativa, salesiana, evangelizzatrice di educazione, in termini civili ha un bilancio sociale
cioè l'importanza del lavoro educativo nei confronti della comunità civile. Un paese che ha un oratorio parte già in borsa da 10 punti rispetto a chi non ce l'ha, e chi ce l'ha da un secolo, ma questo dovete dirmelo voi, lo sapete voi, probabilmente si vede anche se uno non sa che c'è l'effetto sulla gente. Siamo fortunati ad essere cresciuti sotto l'ombra di Don Bosco. Questo è il messaggio che Don Stefano lascia alla comunità. Alla concelebrazione eucaristica da lui presieduta insieme a Don Gaetano Nalesso, parroco di Bovamarina, a tutti i salesiani, a tutti i parroci e sacerdoti dell'area pastorale, hanno partecipato anche le autorità militari e civili, tra cui il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri, il sindaco di Bova Santo Casile ed il sindaco di Bovamarina Vincenzo Crupi. Collaborare con i salesiani, ha affermato, è un punto molto importante della nostra amministrazione per far ripartire al meglio la nostra città. L'oratorio salesiano diciamo, fa parte della storia di Bovamarina, ma non è solo questo, perché in un processo di crescita del paese che come amministrazione comunale stiamo portando avanti anche in collaborazione con la comunità salesiana, è chiaro che l'oratorio salesiano rappresenta un elemento fondamentale perché questo processo possa andare avanti. Gli animatori ed i ragazzi dell'oratorio hanno omaggiato Don Bosco con una scenetta che consisteva nel riempire con delle sue immagini colorate in stile Andy Warhol uno scaffale vuoto e imbruttito, accompagnando ogni immagine ad uno dei valori più importanti da seguire che ci hanno trasmesso. A seguire le ex allieve salesiane hanno replicato a grande richiesta e con un grande successo di pubblico la commedia Geronzia di Maria Pia Battaglia. Si è svolta stamane alle ore 12 nei locali di Via del Fortino a Melito Porto Salvo la conferenza stampa organizzata dai commissari del comune di Melito Porto Salvo sulla raccolta differenziata. Hanno illustrato alla cittadinanza e alla stampa il nuovo bando per la raccolta appunto differenziata del comune che da gennaio dovrebbe essere operativa nel nostro territorio. Nel corso del giornale di domani avremo anche un ampio servizio in merito a questa iniziativa. E veniamo allo sport. Basket, ha dato slancio e fiducia la prima vittoria in campionato ad una Viola che adesso cerca continuità. Terza giornata che si gioca questa sera con inizio alle ore 21 con l'infrasettimanale in trasferta contro Recanati, come in Eurolancio a quota 2 in classifica. Viola che non potrà presentarsi con la migliore formazione per le defezioni di Spera e De Meo e le condizioni non ottimali di Ammannato e Rezzano. Coach Benedetto ha lavorato durante il corso delle settimane per limare alcune situazioni di gioco che non sono piaciute durante la gara con Omegna. E confida moltissimo sulla forza e la compattezza del proprio gruppo, a cospetto di una compagine, quella di Recanati, comunque ben attrezzata e con elementi in grado di fare la differenza come Sikes e Mosley. Con questa notizia si conclude il giornale di oggi, grazie per l'ascolto, l'informazione sempre alle ore 14 di domani. Buon proseguimento di giornata.